L'epidemia ha ulteriormente inasprito la vertenza sui trasporti pubblici locali. I sindacati continuano a lamentare stipendi in ritardo, ma c'è anche il capitolo dei rischi che corrono gli autisti. Giovanni Romano. Il trasporto pubblico su gomma sempre sotto i riflettori. Quando non si tratta di problemi di sicurezza, è la volta dei contenziosi giudiziari tra aziende e regione o dei mancati pagamenti degli stipendi. Negli ultimi giorni è quest'ultimo il capitolo più caldo di cui hanno discusso in videoconferenza il presidente Toma e i rappresentanti dei lavoratori, che hanno contestato tra l'altro la separazione tra la delega ai trasporti trattenuta dal governatore e quella alle infrastrutture riassegnata all'assessore Niro. Alla regione i sindacati hanno chiesto di sostituirsi ad alcune aziende inadempienti nei pagamenti degli stipendi definiti in costante ritardo, rispolverando l'ipotesi già avanzata a gennaio di un'erogazione diretta da parte di Palazzo Vitale ai dipendenti di quelle autolinee inadempienti. Su questo fronte Toma ha dato la sua disponibilità, anche perché sono stati tutti concordi sul fatto che in tale situazione gli unici a rimetterci sono gli incolpevoli autisti, che peraltro hanno garantito un servizio essenziale anche durante la pandemia con i rischi connessi. E proprio sul capitolo rischi il Presidente ha assicurato interventi per la vendita dei biglietti online senza escludere di revocare le concessioni alle aziende che non rispettano gli obblighi di legge in materia di distanziamento sui bus. Appuntamento tra 10 giorni per tirare le somme e sperare in una soluzione positiva ai problemi di un settore che, ricordano i sindacati, soffre di una programmazione inadeguata da tempo.